Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questo è Music Destination e oggi ospite della trasmissione è Rocco Roggia. Ciao Rocco! Ciao a tutti, è un piacere essere qui, è un piacere. Allora Rocco, cominciamo con una domanda di quelle, io la chiamo sempre filosofica, perché parliamo dell'uomo e parliamo del musicista. Chi è Rocco uomo e Rocco musicista? Diciamo, allora, io ho iniziato a studiare il violino veramente molto presto, avevo 5 anni. Mio padre è anche musicista e violinista al Teatro San Carlo e quindi diciamo che per me la musica è nata come un gioco. Poi dopo preferivo giocare a nascondino e andare a giocare a calcio, quindi l'ho un attimo accantonato e l'ho ripreso definitivamente come studio più serio e metodico accademicamente. A 10 anni io mi sono diplomato a San Pietro a Maiella e poi dopo ho proseguito i miei studi all'Accademia di Santa Cecilia a Roma e insomma ho fatto poi varie altre esperienze. A livello formativo ho iniziato a studiare già da quando ero già in conservatorio, ho seguito vari insegnanti sia in Italia che all'estero ai quali sono molto grato, diciamo. Come persona diciamo ho interessi abbastanza diversificati, mi piace la musica in generale, poi niente, adoro fare sport a tutti i livelli, quindi diciamo che sport e musica si sono sempre uniti particolarmente bene. Diciamo due mondi che viaggiano paralleli, insomma. Sì. Ascolta, sei un violinista e quindi il tuo approccio, diciamo, è verso la musica classica, ovviamente, anche se comunque gli archi fanno parte, diciamo così, della musica a 360 gradi, si trovano sempre, anche se uno non ci fa mai caso, no? Perché chiaramente davanti c'è sempre, non so, il pianoforte, come la chitarra, come la batteria, ma gli archi hanno, come dire, un ruolo importantissimo. Certo, sì. Io, diciamo, provengo da un mondo di formazione assolutamente e prettamente classico, anche se in generale non pregiudica il fatto che io non possa avere, diciamo, qualche esperienza jazz. Adoro il tango, infatti ho tenuto vari concerti con formazioni, insomma, di quintetto oppure di duo col bando neon. Quel genere musicale, diciamo, lo sento particolarmente vicino. E poi anche la musica contemporanea, anche se quella, diciamo, la facciamo ancora rientrare nel contesto accademico, però in generale non mi sento un musicista totalmente chiuso in un genere. Senti, chi è il tuo punto di riferimento? Cioè quello che dici io, la mia musa è lui o lei, insomma, mi ispiro a quell'artista. Beh, diciamo che come modo di suonare, come modo di intendere la musica e il violino, l'artista, diciamo, che rappresenta un po' un punto di riferimento per me, non è più vivente, è un'icona storica praticamente, che è Ivry Gitlis, che è un musicista che secondo me è formidabile, almeno io da bambino fino ad ora praticamente, continuamente, sono, come si può dire, dipendente da certe sue registrazioni, quasi, fra parentesi, drogato delle sue registrazioni. Ecco, è per me un musicista pazzesco, sia nel modo di intendere il violino che nel modo di intendere la musica. Esprime libertà a 360 gradi, quindi quello posso dire che sia per me un riferimento massimo. Senti, oggi va molto, diciamo, la collaborazione, no? I famosi featuring, sotto questo punto di vista, nel mondo musicale. Se un giorno dovessi scegliere un artista con cui fare un feat, cioè dice io voglio un giorno fare voglio suonare nel concerto o comunque nella canzone di... Diciamo che anche se non sono un fan accanito del rap, però credo che cioè sono sconvolto dai testi e dall'intelligenza che c'è dietro i testi di Caparezza, quindi forse così di primo impatto di Caparezza. Devo dire che nell'arco delle nostre interviste Caparezza è un nome che esce molto spesso, quindi dovremmo sottolinearla questa cosa, è molto interessante. Molti artisti anche di genere differenti lo nominano spesso, quindi un plauso per Caparezza, insomma, che fa breccia su tutti. Assolutamente. Ascolta, siamo più o meno a metà della nostra intervista, direi di ascoltarci una tua interpretazione della polacca di Alberto Curci.
Siamo di nuovo in diretta con Rocco Roggi. Abbiamo appena ascoltato una sua interpretazione molto intensa, direi. Raccontaci un po' come quando, cosa succede quando tu interpreti un brano o comunque un'aria. Cosa provi? Beh, diciamo che per me il primo lavoro da fare quando interfaccio una pagina di musica è sicuramente contestualizzare l'autore, il periodo in cui è vissuto, le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere e per chi scrive un certo tipo di musica. Questo secondo me dà un panorama molto completo e soprattutto pone un riferimento in modo tale che l'interpretazione che noi oggi, che comunque viviamo in un'altra epoca, in un altro mondo, possiamo comunque avvicinare in qualche maniera, avvicinarci a fare. E in particolare poi il lavoro poi si svolge su vari fronti, quindi da una parte puramente tecnica, quindi parliamo di questioni ritmiche, questioni legate all'intonazione, questioni legate alle articolazioni che ci sono poi nella partitura, e cerchiamo soprattutto di creare dei riferimenti e una coerenza tra la parte poi degli strumenti, in questo caso violino e poi pianoforte, che in un momento magari sono coprotagonisti, in un altro momento uno accompagna un altro e viceversa, quindi si fa un lavoro sicuramente di questo tipo. Poi dal punto di vista più personale, diciamo che per me il concerto poi all'atto pratico è un momento quasi di liberazione da tutte queste strutture, da tutte queste briglie che secondo me sono fondamentali poi per dare
diciamo, un taglio poi coerente alla musica. Quindi in quel momento si cerca veramente di liberarsi, di portare fuori tutto quello che si ha e si. Ovviamente la cosa più importante è che poi la risposta del pubblico sia in linea col lavoro che si è fatto fino a quel momento. Il pubblico, poi tra l'altro, è sempre la risposta migliore, no? Perché è il primo approccio che noi abbiamo lì proprio davanti a noi, quando, specialmente nei live, insomma, nelle performance dal vivo. Tra l'altro, in questo periodo così duro un po' per tutti, in cui i live sono un po' mancati, è mancata un po' anche quell'adrenalina al musicista che è fondamentale nel suo percorso. Assolutamente, io personalmente praticamente per scelta non ho suonato nulla in streaming, proprio per, ma non per una chissà quale posizione ideologica, ma quanto più perché secondo me è importante che in quel momento in cui tutti siamo stati chiusi in casa, in cui ognuno si è dovuto ritrovare un po' da solo con se stesso, è vero che la musica è stata uno scenario di accompagnamento, è vero che la musica ha risollevato alcuni momenti un po' particolari, però è anche vero che secondo me caricare di silenzio quel momento poteva essere importante in modo che poi in live il concerto dal vivo avrebbe potuto avere tutt'altro peso, quindi almeno io sono su questa idea. Poi ovviamente gli streaming sono tutti diversi, alcuni riescono a rendere veramente bene alcune atmosfere, altri meno chiaramente, però di base questa è la mia linea, diciamo. Senti, come ti approcci, diciamo, alle nuove tecnologie? Nel senso, oggi, grazie a Spotify, a Apple Music, insomma, tutte queste piattaforme che rendono la musica molto più fruibile, no? Una volta, dovevi andare ad acquistare il CD o comunque il vinile, quindi, si settorializzava ancora di più il genere musicale. Oggi invece, si può quasi sperimentare, no? Avere un ampio raggio sulla musica totale. Come lo vivi questo passaggio? Ecco. Beh, diciamo che è un passaggio importante, secondo me, totalmente rivoluzionario. Io credo che sia stato fondamentale sotto certi punti di vista, perché comunque allarga gli orizzonti, è un meccanismo che veramente ti permette di esplorare con più facilità e quindi di esplorare anche più massivamente, di avere più quantità, più possibilità, e questo non è poco. Però, secondo me, l'errore che si rischia di fare in questa direzione sarebbe poi di pensare che quello possa essere un sostituto dell'evento, no, dell'evento live, dell'evento dal vivo, che comunque di base è qualcosa di impagabile, qualcosa di irripetibile. Già l'idea che la musica è l'unica arte che vivendo nel tempo cambia veramente in maniera costante come nessun altro quadro, come nessun'altra scultura. Quindi è importante che possiamo pensare che è bello aprire un'applicazione, ascoltare, ma è ancora molto più bello pensare di vivere alcune emozioni che normalmente dietro il cellulare è difficile sperimentare. Sì, no, anche perché le vibrazioni a chi ci sta ascoltando, insomma, e che magari non è mai andato, comunque no, è tanto che non va a un concerto, le vibrazioni che provi quando sei live, non te le può dare né un telefono né un grandissimo impianto hi-fi che magari abbiamo acquistato. Cioè, il live è veramente un altro tipo di emozione, insomma, quindi invitiamo tutti ad andare ai live perché è fondamentale anche per l'artista che si sente anche, non dico arrivato, ma comunque è una. Gli si dà importanza ed è giusto che sia così sotto questo aspetto. Assolutamente, sì. Ascolta, veniamo al violino, insomma, uno strumento molto affascinante, però magari ecco, spesso anche nei giovanissimi, no? Magari lo dico anche da chi non è molto addentrato in questo genere di musica, lo vede poco, o meglio, magari vediamo i bambini che sono più attratti, non so, dalla chitarra o comunque dal pianoforte, e magari lasciando un po' indietro strumenti che invece hanno un fascino incredibile, ecco, come il violino. Sì, diciamo che il violino purtroppo per certi versi, la grande pecca del violino è che è uno strumento che veramente all'inizio degli studi, e quindi parlo dei primi mesi, nei casi più fortunati, se non il primo anno, nei casi
anche più comuni, diciamo che è uno strumento molto lento all'apprendimento, è uno strumento che prima di anche gratificare, no? Perché anche la gratificazione mentre si studia è assolutamente fondamentale ed è anche un motore, come in tutte le cose, è molto lento, quindi diciamo che superare quello scoglio iniziale non è facile, sicuramente, quindi forse io credo che sia lì da individuare un po' quella discrepanza, oltre il fatto che un po' il violino è uno strumento che purtroppo mediamente viene un attimo associato unicamente a certi tipi di musica, quindi probabilmente magari un ragazzo o un bambino, insomma, che si accinge ad ascoltare una canzone piuttosto che un'altra, una musica piuttosto che un'altra, magari tende a prediligere quei strumenti che culturalmente vede potersi implicare in generi differenti, quando in realtà anche il violino è uno strumento che viene, anzi, tantissimo utilizzato in tantissimi generi musicali diversi. Infatti, proprio, infatti io sono un appassionato di musica un po' differente, no? Che non è mainstream, e da tempo seguo per esempio Lindsey Stirling, che è una violinista moderna, chiamiamola, perché ha fatto anche molte collaborazioni anche con gruppi pop, per esempio Pentatonix, un noto gruppo vocal, quindi magari anche servirebbe anche un impegno da parte di chi distribuisce, non so, ecco, proprio il mainstream a sottolineare che comunque sono strumenti che sono, diciamo, importanti anche dal punto di vista anche del suono, no? Dell'armonia. Il violino, secondo me, è tra le più tra i suoni più melodiosi che esistono, almeno personalmente. Assolutamente, assolutamente così. E poi impiegato, cioè, appunto in tantissimi modi diversi. È una sorta di retaggio, diciamo, quello lì, che secondo me è anche facilmente scavalcabile, in realtà. Esatto. Allora, veniamo alle ultime due domande, ci siamo quasi. La prima è questa: dove ti possiamo trovare? I nostri ascoltatori che vogliono cominciare a seguirti, dove ti trovano e come ti trovano? Allora, io ho un profilo sostanzialmente Facebook, a breve penso di aprire una pagina, insomma, più professionale, soltanto volta, diciamo, alla mia parte professionale. Per adesso ho un profilo privato sul quale comunque pubblico assolutamente, per lo più, anzi, tutto quello che faccio, quali sono i miei programmi, quali sono i progetti futuri, le collaborazioni, eccetera, eccetera. Oppure su Instagram, mentre invece per quanto riguarda il CD, adesso è in distribuzione su store digitali tipo Spotify piuttosto che Apple Music, quindi il titolo del disco è Poiesis, quindi si può appunto cercare sotto questo nome. Perfetto, quindi stai promuovendo il tuo ultimo lavoro, ma come tutti i musicisti sappiamo che sicuramente nel cassetto c'è già qualche altra cosa, insomma, cosa hai pronto o comunque a cosa stai lavorando per il futuro? Diciamo che in questa fase adesso voglio un attimo capire come riuscire veramente a dare un grande seguito, perché credo molto in questo progetto che ho portato a termine, almeno a livello discografico, in questo momento. In generale, io comunque tendo a portare avanti la mia attività sia con un'orchestra da camera, dove praticamente sono membro stabile, e poi ultimamente comunque sto spingendo parecchio sulla parte di duo, su tutto il discorso della musica da camera, senza limiti di repertorio. Quindi questi sono i miei intenti, almeno nel futuro breve, poi. Chi vivrà vedrà, come si suol dire, insomma. Ah, allora, ti ringraziamo Rocco per essere stato qui con noi, per averci fatto compagnia questo quarto d'ora. Grazie per la tua disponibilità. E ai nostri amici ascoltatori invece invitiamo a seguire Rocco perché, come si dice a Roma, è uno gagliardo e tosto. E quindi seguite Rocco e i suoi lavori e acquistate l'album e ampliate i vostri orizzonti musicali. Ciao Rocco, grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie mille, è stato un piacere.